Ciao creativi, sono Genia Creations e sono qui per presentarvi la nuova gamma di pigmenti che potete trovare sul sito di Res Chimica. Ci sono varie tipologie e nel corso di questo video, oltre a farvi gli swatches di tutti, vi spiegherò anche, in base alla mia esperienza, come poterli utilizzare al meglio. Le confezioni sono tutte da 5 grammi, inizierò col mostrarvi la nostra piccola selezione di pigmenti colorati. Iniziamo dal giallo. Allora, questi pigmenti sono perlati, hanno quindi un'elevata luminosità. Potete utilizzarli sia per colorare la resina che spennellati direttamente sui vostri stampi. Vanno bene sia quelli industriali che gli stampi artigianali. Per questa prima selezione ci siamo attenuti ad una palette autunno-inverno. Passiamo all'arancione. Come vedete, la particolarità di questi pigmenti è anche la grana. Molto sottile, questo permette di avere un effetto particolarmente satinato. Passiamo al dark green, questo è un verde con riflessi oro, molto luminoso ed elegante. Passiamo poi ad un più classico verde oliva, anche questo con un po' d'oro all'interno. Ecco qui, guardate com'è luminoso. Green grey, un verde estremamente freddo, perfetto per quest'inverno. Come vedete, è un verde acqua che contiene dei riflessi quasi argentati. Blue green, il nostro verde acqua della porta accanto. Come potete notare, anche questo ha dei riflessi molto caldi, un po' come il sole sul pelo dell'acqua. Ecco tutti insieme i primi sei colori swatchati. Andiamo avanti. È ora di migrare verso toni molto più freddi. Iniziamo dal grey blu, un blu un po' Elsa di Frozen. Sì. Luster blu. Un blu cielo intenso e freddo. Passiamo al mio preferito, il dark blu. Questo colore ha la particolarità di avere delle micro perle colorate all'interno, quindi non è solo pearlescent metallizzato, ma vi rimanderà un effetto proprio cielo notturno. Poi c'è il viola, anche questo non è un viola di base, ma un viola che ha delle perlescenze che invece hanno dei riflessi blu. Come vedete, in base alla luce vi può rimandare dei riflessi caldi oppure più freddi. Bright blue green è un verde acqua in scaglie di pigmento. Con questo vi presento questa tipologia di pigmenti che è fra le mie preferite. Queste non vanno proprio benissimo per essere spennellate sugli stampi quanto per essere messe direttamente nella resina. Hanno la particolarità di questa grana un po' più grossa. Adesso vi faccio vedere la differenza con il verde acqua che vi ho fatto vedere prima perché so che volete vedere la differenza. Ecco qui, come vedete, la grana più grossa vi donerà più brillantezza, mentre la grana più sottile vi darà quell'effetto più satinato. Ecco i due colori a confronto, vedete? Uno sembra avere dei brillantini all'interno, l'altro dà un effetto molto più liscio. Altro giro, altri colori. Nero, anche qui non il classico nero, ma un nero grafite. Anche questo con effetto satinato. Glitter Gold, un oro brillantissimo, molto caldo, quasi giallo, che trovo particolarmente indicato per le creazioni autunnali e natalizie. Brown Red,
Anche questo provatelo per colorare la resina, vi darà un colorame bellissimo dalle varie sfumature. Meta Silver, questo è un pigmento magico, nel senso che ha qualcosa da rivelarci. Come potete vedere, è completamente diverso da tutti gli altri, già solo a vederlo nel barattolino. Cosa fa questo pigmento? Questo dà un effetto specchiato se sfregato sullo stampo. Messo nella resina vi darà un colore ultra brillante, ma più lo sfregate, più vi donerà l'effetto specchio. Come potete vedere, si vede il mio dito specchiato. Passiamo ora ai perlati iridescenti. Inizio con quello con iridescenza verde. La grana qui è molto sottile, effetto super satinato, potete utilizzarli sia spennellati sullo stampo sia nella resina. Attenzione, se li spennellate sullo stampo, questi pigmenti danno il meglio di loro con una resina scura. Ma potete sperimentare e divertirvi a scoprire tutti i vari giochi di luce che possono fare in base al colore della resina che colerete all'interno del vostro stampo. Avete visto quello con le iridescenze blu? Passiamo al viola. E non poteva mancare ovviamente quello con iridescenze oro. Vi suggerisco di provare questo pigmento spennellato sullo stampo e con una resina color viola. Non ve ne pentirete, secondo me è la morte sua. Ed eccoli qui tutti i perlati iridescenti a base bianca. Sono magici. Cancelliamo perché ho ancora qualcos'altro da mostrarvi. Super Gold. Questi sono pigmenti in scaglie. Ve ne ho già mostrato uno poco fa. Questi hanno la base bianca, però uno ha iridescenza oro, come potete vedere. Questi pigmenti in scaglie metteteli direttamente nella resina, anche solo per donare più brillantezza a un determinato colore, oppure sfregateli molto bene sullo stampo. Più li sfregate, più il colore verrà uniforme, meno li sfregate, più rimarrà l'effetto brillantinato. C'è anche quello con iridescenza blu. Io li adoro entrambi, non saprei davvero scegliere. Abbiamo poi un classico bianco perla, questo è proprio il bianco perla dei matrimoni. Ultra Sparkle White. Questo è un pigmento a scaglie a base bianca, senza iridescenza. Questo serve semplicemente per dare luce. Laddove vi serve luce, buttate questo pigmento all'interno, oppure sfregatelo sullo stampo per un effetto super luminoso. Bene creativi, questi sono tutti i primi pigmenti in casa Reschimica. Fateci sapere cosa ne pensate, scriveteci qui sotto nei commenti qual è stato il vostro preferito. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!